benvenuti a tutti e grazie della vostra partecipazione. In particolare ringrazio della presenza il Presidente della Regione Calabria, Roberto Maroni, la Vicepresidente della Fondazione Cariplo, Mariella Eno, il Rettore dell'Università degli Studi di Milano, Gianluca Vago, e il Sovrintendente dei Beni Architettonici e Paesaggistici, Alberto Appioli. Il 22 marzo di 165 anni fa terminavano i combattimenti delle 5 giornate di Milano. La partecipazione dell'ospedale maggiore alle vicende risorgimentali è stata ampia. Alla sollevazione del 1848 hanno contribuito attivamente i medici, il personale e addirittura il clero ospedaliero, proseguendo nell'impegno in diverse forme fino all'unità d'Italia. Tra il 18 e il 22 marzo del 1848 all'ospedale maggiore furono ricoverati numerosi feriti e morti di scontri. Lo stato di assedio non consentiva di raggiungere i cimiteri suburbani e per questo fu deciso di ripristinare le camere sepolcrali, non più in uso dal 1697, sottostanti la cripta della chiesa ospedaliera della Beata Vergine Annunciata, che è quella che sta sopra, a cui è dedicato l'ospedale. La cripta divenne così luogo di celebrazione dei patrioti milanesi e nel 1860 fu in gran parte riadattata e trasformata in mausoleo cittadino, riportando sulle pareti i nomi dei 141 caduti e iscrizioni commemorative. Nel 1895 i resti furono traslati sotto il monumento di Giuseppe Grandi in piazza 5 giornate e da quel momento la cripta subì un progressivo abbandono a cui solo ora si è posto rimedio. Oggi inauguriamo il restauro della cripta e quindi riscopriamo il primo sacello dei caduti delle 5 giornate di Milano. Il restauro di questa cripta ha avuto un costo complessivo di 300.000 euro ed è stato finanziato soprattutto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo all'interno delle celebrazioni per il 550° anniversario dell'Unità d'Italia. Ci sono due donazioni private, una di Pietro Fara, Ragione Significativa, e una anche del sottoscritto un popolo. Il restauro è iniziato nel dicembre del 2012 ed è stato completato in 3 mesi. È stato eseguito il consolidamento e la pulitura degli intonaci, che ha permesso di far ritornare visibili sulle pareti i nomi dei caduti e le frasi patriottiche dell'epoca, poi le potete vedere. Sono stati recuperati accenni degli affreschi seicenteschi, la cui visione contribuisce a dare un'immagine più dettagliata di come dovessero essere i locali nel XVII secolo. Si è provveduto alla messa a norma dei vani, al rifacimento della pavimentazione, alla creazione dell'impianto elettrico e di illuminazione. È stato infine realizzato un lapidario composto da epigrafi e da residui dei monumenti funebri. Il restauro della cripta non è comunque un traguardo, seppur significativo, ma un punto di partenza, perché questa secondo me è una delle aree museali più importanti di Milano, proprio da un punto di vista civico. Il recupero degli ambienti consente di avviare il laboratorio paleoantropologico del sepolcreto della Cagranda. Si stima che sotto la cripta, cioè qua sotto, vi siano i resti di circa 500.000 pazienti ospedalieri deposti entro il recinto ospedaliero tra il 1473, quando l'ospedale ha cominciato la sua attività, e il 1695, quando non furono più permesse le sepolture intramurali. Ringrazio Francesca Baglienti, direttore dei laboratori del laboratorio archeoantropologico del Sepolcreto e professoressa di storia medievale presso l'Università Statale, di essere presente oggi, e Cristina Cattaneo, direttore dell'Abano, il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università degli Studi. Il recupero degli ambienti è anche la premessa per il restauro, ancora tutto da imbastire, dell'edificio dell'archivio storico della Cagranda, con i suoi tesori e raccolte d'arte, le collezioni sanitarie, la biblioteca di storia della medicina e la fototeca.